Allora ragazzi, benvenuti sul canale. In questa seconda parte del tutorial andremo a creare, come abbiamo detto, la dashboard, quindi struct dashboard sarà uguale 2 punti più. Parte data sarà uguale a model view. Intanto i file che avete copiateli qua, ok? Copiate all'interno, l'id sarà 0, il player sarà avi player url all'interno file path widget sarà bundle.main.path, dove metteremo il nome del file. Prima sarà video 1. L'estensione del file, il primo è mp4, la variabile replay su false, l'user su Pazara. Descrizione metteremo cosmetica by Baron, e il tag metteremo Baron Cosmetics. Ok, questa è la prima parte, l'abbiamo fatta. Arriviamo, vediamo un attimo l'errore che ci dà. Dobbiamo fare forzarlo da questa parte, quindi se non troverà il file vi crescerà l'applicazione. Facciamo l'altra parte che il D1, il video è video 2, come vedete è punto movie. Questa parte qua sarà Swift OP TikTok app. Invece il tag sarà Swift OP Tutorial. E adesso andiamo a costruire tutta la nostra view. Allora, aprivo ZStack. All'interno di questo mettiamo il nostro player view, play scroll view. Poi passeremo la data che è self punto, dobbiamo farlo un attimo, forse self punto data. Ok, poi creeremo un vertical e all'interno di esso un each stack con dei parametri preimpostati, però che è uguale allo spacing che dovrà avere la parte di sopra, spacing 2 punti 15. Ok, giù e creiamo un altro edge stack che conterrà, no, non c'è bisogno di creare questo edge stack qua perché non
La versione che avevo in mente di fare era quella là con il trattino sotto quando andavate a selezionare i per te e tutti, però non, vedendo l'applicazione per iOS non è così. Quindi qua self.top ritornerà a 0. Ma creeremo un testo con scritto seguiti. Poi andiamo a segnare per prima cosa il colore che cambierà a seconda della variabile top. Quindi se top sarà uguale a 0, bianco, due punti, colore bianco, ma con un'opacità inferiore, 0,35 penso che. 0,45. Poi gli andiamo a dare anche il font width, il peso del font in base a questa variabile, uguale 0, sarà bold oppure non avrà nessun riferimento. Andiamo a creare, a dare del padding vertical, spazio verticale, e andiamo a dare il colore, uno shadow color.gray 5, 5, 5, ok, fatta questa parte qua ci continua a dare errore. Insert virgola, a cosa fa riferimento? Forse avevo saltato qualche virgola. Adesso copiamo questo pulsante, tenendoci sempre all'interno di questo edge stack. Andiamo sulla parte in fondo. Lo incolliamo, qua scriviamo per te, cambiamo le variabili in 1 e proseguiamo. Quindi usciamo da questo edge stack, mettiamo dello spazio, poi creiamo un altro horizontal stack, each stack, in modo tale da avere each spacer, un altro spazio, all'interno di esso uno stack verticale, gli diamo anche lo spazio che ci dovrà essere, 2,35. All'interno mettiamo un pulsante, sempre start action, 2 punti, andiamo giù, e all'interno inizieremo a mettere delle immagini che dovete avere all'interno del vostro asset. Io ho preso queste immagini qua, che sono quelle là che più mi ricordano TikTok. Voi prendete le immagini che volete facendo riferimento sempre all'applicazione che vi serve. Questa faremo l'immagine che in alto a destra è quella là del rendering.original, è quella là dove c'è il profilo praticamente, resizable. Vediamo la forma, vediamo la forma,
diamo la forma finale, clip shape circolo, e andiamo a segnare a questo cerchio, gli assegniamo, continuo a mettere il nome, un'ombra shadow color.gray, potete scrivere pure direttamente gray. Ok, qualche passaggio ho portato via qualche parentesi. Allora, questo fa riferimento a questo, questo a questo, questo a questo. Dovremmo trovare per tutti che fanno riferimento a questo. Questa parte, questa è la parte laterale, la barra laterale. Ok, all'interno andiamo a copiare il pulsante eliminando alcune cose. Rifacciamolo da capo perché comunque inserire sia l'immagine che il testo, quindi ci sarà un image, system name, si chiamerà suite.yard.fill, avrà sempre questa caratteristica qua dello shadow color, perché magari non si vede sul bianco, punto foreground color.y. Ok, adesso andiamo a fare il testo relativo a quante persone hanno cliccato sul cuore, e mettiamo che hanno cliccato 1,6 milioni di persone. Ok, andiamo a dare sempre la stessa cosa, questi due valori. Ok, e poi passiamo a quello successivo. Questo. All'interno c'è un stack. Questo appartiene a questo e questo appartiene a questo, quindi ci portiamo sulla parte sempre relativa all'interno dello stack verticale. Ok? Quindi sempre all'interno di questo qua, quindi andiamo qua, possiamo tranquillamente copiare questo pulsante e riportarlo nelle altre viste, perché comunque non dobbiamo cambiare solo l'immagine e il testo, quindi l'immagine qua sarà message.fill a 22,5k messaggi, poi sempre all'interno di questo vertical stack incolleremo un altro pulsante e sarà quello là relativo al condividi, quindi qua questo sarà impossibile da scrivere perché è arrow shape.turn.write ok, poi
andando sempre all'interno 1, 2 di questo stack, gli dobbiamo dare tutte quante la parte grafica dove deve tenersi, quindi i margini, punto bottom, virgola 55, padding, punto lì, try, sì, ok, adesso ci portiamo la parte relativa a questo stack qua, quindi andiamo sotto, andiamo a creare, diciamo, no, diciamo, andiamo a creare la parte quella laggiù, quella, diciamo, la parte dove avete il tasto e tutto, divider, stack 0, sì. Spazio. Ok, creiamo un vertical stack dove ci sarà, questa ogni icona avrà all'interno, ci sarà l'icona, il menu di sotto, dove all'interno avremo l'icona e il testo, quindi button. Foreground color, foreground color, no, si dovrà fare riferimento alla variabile index, self.index uguale 0, 0 sarà sempre il solito discorso che abbiamo fatto per la parte di sopra. Color self.index uguale 0, color.white.opacity 0.35. Ci spostiamo giù, abbiamo il padding orizzontale e passiamo a fare l'altro pulsante. Ok, giusto? Prima qua mettiamo self.index uguale 0, poi dobbiamo mettere uno spazio e fare l'altro pulsante. Quindi ci spostiamo qua, spacer, min e 0, copiamo tutta questa parte qua. Ci spostiamo giù, la incolliamo, quindi qua self index sarà uguale a 1,
non sarà più home l'image, ma sarà magnify, sarebbe la lente per cercare. Questo farà riferimento a 1, solo che vertical stack qua, quindi qua deve dire il testo che ho scritto questo, quindi possiamo copiare questa parte qua. Ok, adesso copiamo questo testo, ci spostiamo qua, in questa parte qua, invio e copiamo il testo dove text sarà uguale a cerca, no, scopri. Sembra che dica scopri, non cerca. Quindi ci siamo. Quindi siamo mangiati un pezzo. Prendiamo tutto questo stack. Lo copiamo tutto. Ci spostiamo sempre all'interno di questo cuore orizzontale, quindi andiamo su space, invio, questa qua sarà uguale, la variabile cambierà, sarà uguale a 2, questo farà riferimento a 2, qua anche dovete mettere come riferimento 1 su scopri, qua riferimento 2, ok? Questa non sarà più magnify, ma sarà plus. L'icona plus in realtà non ha bisogno del vertical, di questa parte qua verticale, perché non ha scritta, se non ricordo male, sotto non dovrebbe avere alcuna scritta, quindi non c'è bisogno, e per, nemmeno per quanto riguarda il colore, non abbiamo bisogno di colore, abbiamo bisogno solo di dargli la grandezza, che nel mio caso è questa qua. Poi ci spostiamo giù, facciamo l'altro pulsante che è quello là relativo al commenta. Punto resizable, sì, sempre all'interno di questo stack orizzontale, l'edge stack, perché stiamo facendo la parte del menu di sotto, dovrebbe, qua dobbiamo cambiare 3, qua va 4, 4. Quindi abbiamo 0, 1, 2, 3, 3 e 3, e qua ci sarà in arrivo, sarà commenta. Ci manca l'ultima parte, che dovrebbe essere quella là. Mi trovo con un in più. Allora, plus non ha bisogno di questo, quindi questo qua possiamo passarlo a 2. Un po' di pazienza, perché a volte capita di saltare qualche passaggio inevitabilmente. Questo adesso sarà uguale a 3, 3 e 3. Qua ci sarà la scritta, questo qua, la scritta che... Ah, ok, porta quella parte dell'account. Quindi account. Ok, dovrebbe essere tutto a posto così. Text dice me.
Text dice me, poi vediamo qual è la parte che raggruppa questo qua, viviamo del padding. Spostiamo sotto questa parte qua dello stack principale, di quello verticale principale che racchiude tutto il video e tutto. Prima del video, schiacciate invio, diamo del padding, allora punto top, dobbiamo seguire una formula che qui. Screen.bounce.main.top facciamo così, facciamo poi application.shared, sì, facciamo .windows.first.interrogativo.safe. Application.shared.windows.first. Ok, safe area.top. Dovrebbe essere così, dobbiamo fare la stessa cosa, copiare questo. Altra parte per dare il background, cioè selezioniamo la parte relativa allo stack Z e gli diamo il background che io utilizzerò, sarà nero, quindi punto background color.black. Andiamo ad ignorare tutte le linee. Dovrebbe essere finito così. Ok, se non vado errato dovremmo aver terminato tutto. Voglio solo provare, quindi dashboard. Proviamo un attimo col nostro sì. Cosmetica. Qui voi potete passare delle variabili che le andate a richiamare giù nel codice che vi ho fatto vedere dove ho inserito tutto. Potete richiamare già là delle variabili. Uscire ci dà un errore. Questo errore sarà sicuramente relativo a qualche dato errato. Dove era il problema? Era nella virgola qua. E poi in questa parte qua c'era scritto player score view, in realtà andava player view. Ok, vi do un attimo per riguardarvi il codice, la parte che abbiamo creato oggi, vado un po' più lentamente giù, così prima di scrivere nei commenti date un'occhiata che il codice sia uguale. Ok? Giù. Ecco qua. Questo è tutto il codice. Datevi un'occhiata che sia uguale a questo qua. Poi se non c'è qualcosa che non va, mi scrivete nei commenti. Ma prima dovete guardare bene il codice che corrisponde a quello là che abbiamo inserito. Ok? Esatto.
Proviamo l'applicazione, vediamo se adesso va. Salve e benvenuti nel canale. Oggi Bentornati di nuovo su Passare Engine. Oggi provvederemo a completare la seconda parte. Ok, quindi il problema è risolto. Adesso l'app funziona. Vi ripeto di guardarvi il codice sempre prima di scrivere nei commenti. Per qualsiasi altro problema potete scrivere nei commenti. Attivate le notifiche. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Per questo tutorial è tutto. Abbiamo fatto anche quest'app. Poi termineremo quella là per YouTube che è un po' più complessa e poi ci daremo da fare con qualche altra applicazione sempre dedicata ai social e in più andremo nello specifico a vedere magari separatamente come si recuperano i dati da un server, il fetch data di un JSON e altre cosine. Poi alla fine vedremo di fare un'applicazione che si interfacci con l'altra parte del tutorial che stiamo facendo di Node.js. Cioè, creando un server, come possiamo interfacciarsi tramite SwiftUI al server e reperire tutte le informazioni che ci servono. Per questo tutorial quindi è tutto, iscrivetevi al canale e buona programmazione a tutti.